Subito un bel applauso, entriamo nel vivo di una grande festa, anche perché qua a Fonni quando decidono di organizzare qualcosa lo fanno davvero nel modo più bello. Questa è una piccola anteprima, perché sapete che tra poco accenderemo i riflettori e andremo in diretta su Sardegna Live. Chiedo già ai nostri tecnici se mi danno l'audio di ritorno sul palco della mia voce, così posso concentrarmi nel modo migliore. Un evento, un grande evento che ha riunito qua nel paese più alto dell'isola le maschere del carnevale del mondo. Diverse rappresentanti del carnevale appunto di tutto il mondo si sono dati appuntamento qua e hanno fatto parlare ancora una volta di Fonni. Quindi il primo applauso lo facciamo per l'associazione culturale Urso Sebuttudos. Ci raggiunge subito il presidente Giambattista. So che ci sono dei ringraziamenti da fare, perché quando un evento ottiene un successo di questo tipo è bello ringraziare chi vi ha dato una mano, chi si è impegnato per portare a casa il risultato. Allora, ci tengo a fare un piccolo intervento per dei doverosi e sentiti ringraziamenti, partendo da voi ospiti per l'attenzione prestata, tutte le autorità intervenute, i relatori, per i preziosi contenuti espressi e a tutti quelli che hanno reso possibile questo. In primo luogo la sindaca Daniela e l'amministrazione comunale tutta. Grazie per la pazienza, per i consigli e per aver creduto attivamente in questo progetto. La regione, il BIM, gli albergatori per il grosso supporto. Ve ne siamo veramente grati. Le attività produttive, gli allevatori di Fonni, Brores, Arrecamos e Pefos, la Provocco, il Comitato di San Giovanni, il Cassiere di San Giovanni, le attività produttive e la popolazione di Fonni che ci ha aiutato e supportato, il gruppo Folk Brazzallos, tutto il gruppo Urso Sebuttudos e Ritta per aver sopportato i nostri 1000 messaggi e averci aiutato e sostenuto in questo importante progetto. Ringraziamo i traduttori Michelina, Michele e Giovanni, grazie di cuore a tutta Fonni. La cosa più bella è che mentre leggeva tremava e c'era un'emozione che accompagnava i ringraziamenti, un'emozione autentica che, come ho detto prima, è stata data e lanciata per il risultato che avete ottenuto, un evento che avete costruito piano piano, vi siete uniti con le associazioni del paese e avete portato a casa davvero un bel risultato, quindi complimenti a voi, grazie. Vi racconto un pochino cosa succederà adesso, perché abbiamo il gioco della diretta, lo possiamo chiamare così, e vi svelo dietro le quinte. Adesso partirà un video che riguarda l'associazione, in questo caso culturale Brazzallos, di cui parleremo tra poco. Dopo il video partirà la nostra diretta, quindi saremo in diretta da Fonni. Vi chiedo un applauso bellissimo quando la nostra Cristina ci darà la scadere del tempo, così vuol dire che già a casa respirano il clima di festa. Loro sono pronti, mi hanno trasmesso un po' di ansia, perché anche loro hanno costruito questo evento con tanto impegno, con tanta passione, e lo fanno ogni giorno, perché loro ogni giorno si portano avanti per far parlare del loro paese e soprattutto per costruire un bel percorso. L'applauso, e mi raggiungono subito qua sul palco, per il gruppo Folk Brazzallos di Fonni. Siamo pronti per dare il via all'ottava edizione del Festival Internazionale del Folklore. In regia è tutto ok, possiamo già accendere le luci, l'audio va bene, aspettiamo che ci raggiungano i ragazzi del gruppo Folk, perché quando si apre la diretta voglio che chi ci guarda da casa veda subito questo colpo d'occhio che ci regala l'abito tradizionale di Fonni, con i suoi colori e attraverso l'eleganza e il portamento di chi lo indossa. Quindi è l'immagine migliore che possiamo offrire a chi apre una diretta in questo momento e a chi ovviamente decide di vivere in nostra compagnia una bella serata. Loro salgono sul palco e noi un applauso glielo facciamo agli amici di Fonni, gruppo Folk Brazzallos, anche perché c'è molta tensione oggi, non capisco il motivo, però si respira davvero questo momento di attesa. Voi ci siete? Il nostro videoproiettore dovrebbe essere pronto, perché anche chi ci guarda, giusto, chi guarda
qua ha la possibilità di vedere il video, quindi dobbiamo andare in sincronia. Chi lo attiva il proiettore? Un dettaglio che ci è sfuggito. Se ci date una mano in questo caso per poter far partire il video, abbiamo la possibilità di partire in sincronia. Manca una persona prima di iniziare, poi siamo pronti. I Suyuki hanno fatto, attraverso le fotografie che le scattano ogni volta, secondo me il giro del mondo. E la comunità di Fonni, che ha tante associazioni, quando ritrova la sua immagine, secondo me non le resta altro che fare che commuoversi, perché è davvero un qualcosa che ti stupisce e ti rapisce dentro. E io la vorrei subito vicino a me. Alessia, dove sei? Perché senza di te non inizio la serata, eh? E l'applauso più bello lo facciamo a lei, alla piccola Alessia. Ciao Alessia. Ti ho detto che ti avrei chiamato per ultima perché volevo fare una bella cosa. E le principesse arrivano sempre alla fine, giusto? Ok. Il nostro Carlo Crisponi, che canterà anche con i Ballade Ballade Boys. Per fortuna, ancora una volta, ci sta dando e ci sta venendo in soccorso. Abbiamo diverse formazioni che arrivano da ogni parte del mondo. Carlo, dobbiamo partire in sincronia con Samuele, digli già di salire. Non vi tedieremo tutta la sera con questi rimandi, quando partiamo poi si parte per dar vita a uno spettacolo che sarà davvero importante. Possiamo spegnere le luci, Carlo, ci siamo? Ok, spegniamo le luci così il video ce lo possiamo guardare, gustare anche qui in sala. Cristina, dammi conferma. Vincenzo. Si apre come una gemma incastonata sulla montagna. Grazia Deledda, nel suo romanzo Cenere, pubblicato nel 1903, fissa l'immagine di questo paese della Barbagia, quale avvoltoio in riposo, adagiato sulle falde del Gennargentu. Vincenzo, questo è la comunità di Fonni conserva con tanto orgoglio i percorsi della storia, della tradizione e della cultura che sono stati ereditati. Quando si parla di questa comunità, si parla di questo centro della Barbagia, ovviamente non bisogna dimenticare anche le feste, San Giovanni e poi la festa in onore della Madonna dei Martiri. Bellissima la basilica, eretta nel 1600, un esempio di fascino e di bellezza che riporta ai colori di questa comunità. Quando a Fonni nasceva il gruppo folk della Proloco. Quel percorso oggi viene portato avanti da giovani di talento che con tanta determinazione stanno costruendo un serio progetto di valorizzazione delle tradizioni popolari di Fonni. Noi siamo loro ospiti, Associazione Culturale Brappallo. Ci sono storie che meritano di essere raccontate e ascoltate con molta attenzione, perché sono storie che riguardano la nostra isola, perché sono storie che riguardano la nostra Sardegna. E in questo caso vedono dei giovani protagonisti che indossano con un segno di rispetto l'abito tradizionale per un percorso che hanno ereditato e che portano avanti per valorizzarlo. Queste storie riguardano i paesi della nostra Sardegna,
Queste storie riguardano dei percorsi che con fatica, ma con tanto entusiasmo, vengono portati avanti. E quando loro indossano l'abito tradizionale, l'emozione è sempre quella che vede coinvolta un'intera comunità. L'applauso e il saluto per il gruppo folk Brazzallos di Fonni. Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati. Festival internazionale del folklore, cara Alessia. Una manifestazione che giunge alla sua 8ª edizione e che questi ragazzi che stanno alle mie spalle hanno deciso ancora una volta, con tanta fatica, come dicevo prima, di portare avanti, di organizzare, perché molte volte l'impegno è ripagato dalla soddisfazione e dall'orgoglio, che soprattutto porta una firma molto importante, che è l'amore per il proprio paese. E anche quando la piccola Alessia indossa il suo abito tradizionale, l'emozione arriva dritta al cuore, perché a noi la Sardegna piace viverla così. Noi in diretta da Fonni siamo pronti per raccontarvi un'altra storia, in questo caso l'associazione culturale Brazzallos, che coinvolge in questo festival la musica del mondo, che dà forza a quelle che sono le espressioni di un'intera comunità. E con il vostro applauso io accoglierei su questo palco tutti i protagonisti di questa serata. Vieni al centro del palco, cara Alessia, perché dobbiamo salutare gli amici che arrivano non solo dalla Sardegna in questo caso, ritroviamo già i colori dell'abito tradizionale di Oliena e poi ancora Nuoro, che si racconta attraverso i balli, attraverso una storia e una ricerca, ma anche amici che hanno varcato il mare e che hanno volato leggeri per raggiungere la nostra isola. Se una coppia di Fonni mi raggiunge qua, siamo pronti per dare anche dei ricordini a chi in questa serata trapunterà di note e di balli il percorso che riguarda l'8ª edizione del festival. E noi il primo applauso lo vogliamo dedicare agli amici che arrivano dalla Spagna, da Pamplona, gruppo Orzardar. Potete venire qua al centro del nostro palcoscenico, ben trovati a voi. Alessia, lo devi consegnare proprio a loro, un omaggio del gruppo folk Brazzallos, tutto per voi. Andiamo nell'ordine della scaletta, Salvatore Satta, il giorno del giudizio e tanti percorsi che hanno coinvolto anche D'Annunzio e la bellezza, in questo caso, dell'abito tradizionale di Oliena. Gruppo folk su Golovane. La gentilezza della nostra Alessia accompagna anche il bacio, grazie, ci vediamo tra poco. E poi andando avanti abbiamo una formazione che ha attraversato il mare ma ha percorso davvero tantissimi chilometri. Loro arrivano da Taiwan e il gruppo Firefly Children's Dance. Bentrovati anche a voi. L'omaggio della piccola Alessia, i colori di Fonni che ancora una volta trionfano sulla musica del mondo. E poi abbiamo parlato prima, li accennati, la città del Redentore, capitale di tradizione di folklore, gruppo folk Ortobene da Nuoro. Anche per voi un gradito omaggio consegnato dalla piccola Alessia. E poi abbiamo il Messico, la forza dei balli e soprattutto dei suoni. Gruppo balletto folclorico Tapatio. E queste sono le formazioni che coloreranno l'8ª edizione di questo grande festival. Possono lasciare tutti il palcoscenico perché consegnati i ricordi dobbiamo entrare subito nel vivo. E questo perché?
Grazie, è per me, grazie Alessia. Quindi un bacino. Grazie mille agli amici, in questo caso del gruppo Folk Brazzallos, e alla piccola Alessia, omaggio gradito Alessia, che conserverò con molta cura. Salvatore, vieni al centro del palco un secondo, so che abbiamo una scaletta che sto tenendo tra le mani, però dobbiamo adesso regalarci un ballo, perché i ringraziamenti noi li facciamo dopo. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Vuoi parlare? Vuoi dire qualcosa? Almeno un grazie a tutta la comunità, siamo davvero in tanti ed è un'immagine bellissima quella che ci stanno regalando. Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio a nome del gruppo Folk e anche delle maschere per questa numerosa partecipazione. Poi ringraziamenti li faremo dopo con Sofia. Adesso facciamo due balli, che sono tre praticamente, sono sul ballo Torrau e sul ballo Sarti, Giraballo e Trese, con Antonio Chillocci all'armonica a bocca. Grazie, buon divertimento. Ultime parole prima di iniziare, cavalcata sarda, Redentore, Sant'Efisio e le principali manifestazioni che li vedono protagonisti da un po' di tempo a questa parte si stanno vivendo in un modo particolare, perché c'è attesa per vedere l'esibizione del gruppo folk di Fonni, e quando loro salgono sul palcoscenico nella piazza scala il silenzio, perché si alza la tensione e poi è subito applauso. Applauso in questo caso per il gruppo folk Brazzallos di Fonni. Thank you.
Thank you.
l'espressione più bella di una Sardegna che emoziona e che soprattutto ci piace raccontare. Complimenti davvero al gruppo Folk Brassallos, io un altro applauso glielo dedicherei. Complimenti a tutti voi, siete tantissimi su questo palcoscenico, è uno spettacolo vedervi. Salvatore, devi sapere che nel corso della nostra diretta qualcuno chiede Brassallos cosa significa ed è nata una discussione allucinante sull'abito, la gonna rossa e tanti altri aspetti che possiamo approfondire magari in un'altra sede, quindi rimanete sempre collegati con noi, magari dedicheremo uno spazio al gruppo folk Brassallos che racconta in questo caso quella che è la bellezza di un abito tradizionale che come vedete indossano con orgoglio e fierezza. Adesso ci sono dei ringraziamenti ufficiali in questo caso, quindi Sofia puoi fare un passo in avanti, ti cedo il microfono ma ti faccio fare prima un applauso perché abbiamo una piazza bellissima e ne approfitto oggi. Allora, buonasera a tutti, allora, vi diamo il benvenuto all'ottava edizione del Festival Internazionale del Folklore. E allora, innanzitutto volevamo ringraziare tutti quanti coloro che hanno contribuito a questa, alla riuscita di questa manifestazione. E in particolare volevamo ringraziare il Comune di Fonni, Ursos e Buttudos, il BIM Taloro, e la Proloco di Utah e la Leva 85 e Sardegna Live. 89, scusate. Scusate. Allora, volevamo dare un grosso in bocca al lupo a Elisa, che il prossimo anno parte, cioè fra qualche giorno parte per un anno in America con il progetto di intercultura. E niente, le auguriamo una bellissima esperienza. Grazie a tutti gli amici di Noi Brassallos che come ogni anno ci hanno dato una grande mano e ovviamente vi invitiamo a restare perché poi ci saranno i Ballade Ballade Boys e balleremo tutti insieme in piazza. E niente, vi auguro una buona serata, grazie a tutti. Quando ti sei girato ho avuto un attimo di paura, detto adesso non ce la fa più e chi li fa i ringraziamenti qua? Perché sono tutti bravi a suggerire da dietro, però davanti non si mette nessuno. Puoi venire un attimo vicino a me? Sì, che vieni vicino a me, vieni qua. Ho raccontato prima la storia di quei giovani che indossano l'abito tradizionale, lo fanno per passione, però lo fanno anche mettendosi in gioco, perché promuovere la cultura di un paese, portarla avanti significa impegnarsi, significa indossare un senso di responsabilità. Io sono sicuro che se tu parti, Fonni la porterei sempre nel cuore e quando torni ti vogliamo vedere ballare con loro. Ti facciamo un applauso e un grosso in bocca al lupo. Troppe emozioni per questa serata. Salvatore, io non posso reggere perché così è davvero tosta. Vi mando via, magari ci rivediamo più tardi con l'applauso di una piazza davvero meravigliosa per il gruppo folk Brassallos di Fonni. Grazie ad Antonio Chillocci che vi ha accompagnato con la sua armonica a bocca. È bello raccontare una Sardegna che vive della sua musica, delle sue tradizioni e soprattutto bello raccontare le storie di giovani che imbracciano quelle che sono le nostre tradizioni perché ci credono fortemente, perché lo fanno con orgoglio e con quello spirito giusto che è soprattutto contagioso. Tra l'altro loro hanno una scuola di ballo sardo, la piccola Alessia fa parte di questo percorso così come tanti altri bambini. Ottava edizione del Festival Internazionale qui a Fonni, noi ci trasferiamo subito in un'altra parte del mondo. Iniziamo a danzare a ritmo di protagonisti che arrivano in questo caso dalla Spagna, da Pamplona. Pamplona è la capitale dei Navarra, conosciuta per la festa dei tori, dove i corridori migliori si mettono in gioco. E poi ancora è un punto di passaggio del Cammino di Santiago, un posto da visitare e da scoprire. Qua nel 1974 nasce una formazione che porta avanti il repertorio dei balli tradizionali legato alle tradizioni basche e noi siamo onorati di averli qua questa sera. L'applauso per gli amici che arrivano da Pamplona, gruppo folk Orzadar.